Riscalcio con Luciano Rindone. Ciao, buongiorno. Fabio Santini, ciao Fabio. Ciao Stefania, ciao Luciano, ben ritrovati. Oggi niente carote per Sinner, però sei contento. No, basta, ormai sto metabolizzando questa cosa, aspettiamo adesso il discorso di giovedì al Presidente della Repubblica. Va bene, oggi il nostro titolo Inter torna prima, dobbiamo iniziare assolutamente a parlare di questo e soprattutto di chi può fermarla, oltre a tutte le notizie di calciomercato che ci darai tra poco perché già ci chiamano, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Sì, pronto, sono Albino da Piacenza, buongiorno. Io vorrei parlare un attimino di Mbappé, che dovrebbe andare al Real Madrid a giugno, a 70 milioni di euro all'anno per 5 anni. Cioè a me mi scappa da ridere, e il fair finanziario dov'è? E quei buon tempone della FIFA e della UEFA, Ceferi e compagnia cantante, non dicono niente di questo, silenzio? Cioè mi scappa un po' da ridere. Cioè, rompono tanto le scatole per fare finanziare qua e là, e allora se ammettiamo che nessuno dice niente, complimenti, farei sapere agli ospiti di studio cosa ne pensano. Grazie. Ciao. Fabio, hai sentito su Mbappé, sul contratto faraonico? Sì. Dunque, intanto il telespettatore ha ragione quando dice che FIFA, UEFA, il fair play finanziario è per ora si è dimostrato essere una buffonata, usa sempre dei pesi e delle misure diverse a seconda dell'importanza anche finanziaria delle società. Posso tranquillizzare il signore, Leao non va al Real Madrid, Leao è nel mirino del Paris Saint-Germain, ha una clausola rescissoria di 175 milioni, ma con 100-120 si può incominciare a trattare. C'è anche il Bayern, il quale Bayern, se non prende Zirkzee a 40 milioni, lo sappiamo perché ha questa cifra già stabilita, lo lascia lì, e allora il Bologna alza la quota di Zirkzee a 60. Il Milan vende Leao e ha quindi soldi per poter prendere Zirkzee, senza considerare che molto probabilmente incasserà 23 milioni dal riscatto di Decathlon e 12 milioni dalla cessione di Salemaker al Bologna, che già è andato. Quindi è una operazione che il Milan può fare in virtù del fatto che il Milan sta prendendo Thiago Motta, ma Leao non andrà a Real Madrid. Ribadisco, se va via e andrà via, è proprio vicino al Paris Saint-Germain. Ok, su Mbappé? Scusa. No, su Mbappé, guarda, Mbappé va al Real Madrid. E infatti il Paris Saint-Germain va a prendere Leao proprio perché cede Mbappé e prenderà un bel gruzzolo. Invece vediamo, perché Mbappé play, va a parametro zero. A parametro zero, però stiamo a vedere. Beh, questo è sempre il discorso no, più generale. Bene, il fair play finanziario, il difetto del fair play finanziario è che viene chiamato fair play quando proprio fair play non si tratta, perché agevola sempre i più ricchi. Su Real Madrid che può permettersi Mbappé c'è poco da dire, perché il fatturato di Real Madrid nell'ultima stagione è stato di circa 826 milioni di euro, che nulla a che vedere con i club della Serie A o altri club, quindi evidentemente il Real Madrid può permettersi questa spesa. Questo lo portiamo a casa così. Pronto? Buongiorno, ascoltateci dal telefono, chi parla? Pronto? Bentrovato, chi sei? Pronto, sono Luigi da Brescia. Bentrovato Luigi. Vorrei raccontare una barzelletta. C'era una Lintana Juventus, all'uno del collo della Juventus in fuorigioco che c'era ancora 2 metri. Allora, la Juventus è all'uno del gol, a McKay te ne mette un dito sulla faccia. Allora, Juventus negli anni di rigore con Genova che l'ha preso con la mano. Allora, Juventus espulsero Mili per un fallo che 20 anni fa gli davano al massimo la munizione. Guarda caso, l'Inter, il portiere gli dà un pugno in faccia, solo rigore e munizione e non espulsione. Ma che calcio è questo? Vabbè.
non è neanche finita, ma se volete elenchiamo pure il gol in fuorigioco di Rabiot con la Roma, la manata di Gatti col Verona, la barzelletta va avanti. Allora vi leggo anche un messaggio rispetto anche alla telefonata prima. Il Milan, se si libera di Leao, quella cifra fa bene e vende un pacco al Paris Saint Germain, dice Rosario. No, un pacco non lo vende, perché comunque è un giocatore di qualità, il cui problema è che nel Milan deve essere per forza fare il salvatore della patria, essendo l'unico giocatore di un certo livello di questa squadra, passa sempre per colui che deve decidere le partite. Se non funziona lui, non funziona la squadra. Il vero problema di Leao è che se rimane al Milan e rimane, con tutto il rispetto, con questo allenatore, non avrà mai una crescita, rimarrà sempre stabile. Nel Paris Saint Germain invece, in una squadra che è costruita per vincere sempre e sarà costruita anche il prossimo anno con giocatori importanti, probabilmente lui potrà avere anche meno la pressione di fare il Maradona, perché non essendo Maradona non può fare Maradona, Pelé, Garrincha eccetera, e quindi in questo momento credo che il problema del Milan non sia Leao. Si vede chiaramente che Milan ha tanti problemi e ogni tanto Leao riesce a nasconderli con una prodezza, anche se sta diventando un po' discontinuo rispetto alla passata stagione. Ok, da casa scrivono Leao. Stefania, scusami, registriamo, vorrei dire una cosa in calce al ragionamento giustissimo che ha fatto Luciano. Registriamo una dichiarazione di Leao che dice: mi manca molto Maldini. Sembra quasi che stia incominciando a preparare, capito, la strada per il divorzio. E questa è sicuramente la prima porta che si apre. Allora, sì, anche se da casa scrivono e dicono: ma Leao ha detto di non aver mai pensato di andare via, secondo me non andrà. Non andrà via chi, Leao? Sì. Beh, io penso che in questo momento il Milan debba fare i conti pure con l'eventuale offerta. Io non credo che il Paris Saint-Germain spenderà la clausola rescissoria a 175 milioni di euro, non avrebbe alcun senso. E penso che il Milan potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore. Poi alla fine sarà fondamentale la volontà del giocatore, che, come ha detto giustamente Santini, con questo messaggio chiaro: mi manca Maldini, quindi il nemico tra virgolette, no, dell'attuale proprietario, apre a quantomeno a dei discorsi con il Paris Saint Germain. Ormai non esistono più le bandiere, ma soprattutto la volontà dei calciatori diventa cruciale, no, in questo momento. Come è arrivata un'offerta per Tonali per 80 milioni di euro, il Milan l'ha lasciato andare anche perché Tonali, insomma, ha accettato di sposare il progetto Newcastle. Vedrete che se arriverà un'offerta importante per Leao e Leao chiederà di andare via, il Milan non si tirerà indietro. Allora, Leao non è Messi o Mbappé, scrivono da casa. Lui è un altro Balotelli, ha dei numeri ma niente di più. E poi Frank, No. Non sei d'accordo? Non è un altro Balotelli, no. Per carità. A proposito, sai che Balotelli può andare alla Salernitana? Sta portando questo suo nuovo sbarco qui in Italia. No, non è un altro Balotelli, Leao, ma per carità, però non facciamo... Di Balotelli c'è da dire una cosa, che Balotelli davvero ha la potenzialità di diventare un pallone d'oro. Era un giocatore con dei colpi straordinari a 17-18 anni e poi è passato da essere tra i migliori 5 al mondo ad essere un giocatore quasi normale. Quindi il confronto non si può fare, perché Leao non ha le potenzialità, secondo me, di Balotelli, di quelle che aveva Balotelli. Magari rimarrà nella normalità, diciamo, Leao con qualche picco, però fare il discorso di Balotelli è ingeneroso. Balotelli era davvero un fuoriclasse, come potenzialità un fuoriclasse. Leao è un ottimo giocatore, ma non mi sembra che abbia delle qualità così straordinarie, ecco. In Serie A si notano di più, però ricordiamo che anche fa panchina del Portogallo, quindi non è che... Allora, da casa scrive Frank: vendiamo Leao 120-130 milioni, ditemi 4 acquisti da fare col budget, un centravanti 40-45, il resto massimo 25-30, farei Zirkzee, sì, come ha detto Santini, poi un mediano alla Van Bommel. Beh, è un discorso che dovrà fare il nuovo allenatore, col nuovo allenatore. Dipende pure, se vai a comprare un mediano, dipende dalle caratteristiche pure che vuole il futuro allenatore, se sarà Pioli o se sarà Thiago Motta. Credo che ci saranno delle differenze. Bisognerà capire il Milan che tipo di mercato farà e con quale allenatore lo farà soprattutto. Ecco, infatti il nostro titolo dice: Pioli torna sulla graticola, chi arriverà al Milan? Ecco, Fabio, il discorso Pioli ha aperto i capitoli. Diamo che ormai al 65-70% sarà Thiago Motta. Abbiamo prima spiegato che Zirkzee non è un colpo impossibile per il Milan,
perché se tu vai a sommare il riscatto di Decathlon 23 più 12 dalla cessione di Salamaker sono 35, ammetti anche che il Bologna lo valuta 60 milioni, beh, con un 25 milioni ti prendi un signor centravanti, ma soprattutto un giocatore che rientra nel disegno tattico di Thiago Motta. Per quanto riguarda il mediano, il Milan ci sta lavorando forte, e a proposito, il Milan sta lavorando, ma anche, pensa, questa è una notizia proprio dell'ultima ora, ha chiesto all'Al Ahly, cioè una squadra araba, Demiral in prestito fino al 30 di giugno 2024. Stiamo a vedere cosa succede. Però con il tesoretto che il Milan potrebbe capitalizzare dalla cessione di Leao, effettivamente potrebbe muoversi sul mercato con una Il Milan ha chiesto Demiral? Con una certa disponibilità. No, non ho capito chi ha chiesto Demiral, scusa, mi sono distratto. Il Milan ha chiesto Demiral in prestito secco fino al 30 di giugno 2024. Sarebbe un acquisto, cioè un prestito interessante, da tappabuchi migliore di Gabbia, evidentemente. Gabbia ha dimostrato di avere dei limiti in questo momento, da non potersi permettere di prendere sulle spalle una fase difensiva che è un colabrodo, quella del Milan. Demiral è un giocatore sicuramente poco tecnico, molto più marcatore, però un giocatore che conosce bene la Serie A, lo abbiamo visto con l'Atalanta. Direi che sarebbe l'acquisto ideale, almeno per arrivare a giugno, e cercare di dare un compagno di reparto in più in attesa dei rientri di Tomori. E ciò, poi non so in questo momento chi fa più danni tra Kier e Gabbia, diciamo che è una bella coppia esplosiva in questo momento. Allora, da casa dicono: sono interista. Se il Milan vende Leao quella cifra, può comprare Zirkzee, che è un altro pianeta. Spero però ci provi anche l'Inter su Zirkzee. Ma io credo che l'Inter abbia altri obiettivi. Anzi, non è che credo, ormai è fatta. L'Inter ha preso Taremi a parametro zero, si è già accordata anche sulla cifra, sono 4 milioni l'anno per i primi 3 anni più un'opzione sul quarto, quindi l'Inter va a rinforzare l'attacco, e vediamo se in questi ultimi 3 giorni e mezzo di calciomercato riuscirà a fare la tanto agognata operazione Muriel dall'Atalanta, anche lui un parametro zero, un giocatore che piace molto, ha uno stipendio di 2 milioni e mezzo all'anno per l'Inter, quindi uno stipendio praticabile. Ci sarebbe già un'idea di contratto di 2 anni più opzione sul terzo, e in quel caso l'Inter avrebbe i 2 titolari forti, fortissimi, e anche le 2 rincalzi però molto forti. È meraviglioso dire, poi ti lascio la parola, meraviglioso dire che il mercato chiuderà tra 3 giorni, ma è iniziato? Cioè, credo sia il calciomercato più ridicolo degli ultimi 30 anni. Povero. Più povero, sì, vero, povero. Cioè, infatti dalla prima parte di Metropoli alla seconda, cioè di povertà sempre si parla, ormai, perché anche il mercato siamo tutti sulla stessa barca, diciamo. Quello che è, Stefania. Allora, ci vediamo dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di questo e tanto altro. Eccoci in studio. Allora, Pioli torna sulla graticola. Prima di riapprofondire chi arriverà al Milan, che l'abbiamo accennato, ma è giusta questa graticola nei confronti di Pioli? Cioè, finché andava tutto bene, forse è abituato anche troppo bene il suo pubblico con lo scudetto, e poi... Beh, io vorrei ricordare a tutti... Vorrei farti arrabbiare. No, per carità, ci ha già pensato qualcun altro. C'è da dire che Pioli l'anno scorso è arrivato 5° in campionato. Poi la penalizzazione della Juventus ha portato il Milan in Champions League, e poi quella semifinale di Champions, conquistata per carità sul campo meritatamente, ma molto casualmente, ha salvato il salvabile. Io vorrei ricordare che Milan ha preso una decisione quest'estate, quella di allontanare Maldini e confermare l'allenatore, quando in realtà Maldini voleva cambiare l'allenatore e affidarsi a Quattrunacco, e quindi cambiare la guida tecnica. Io non sono sorpreso alle dichiarazioni di Pioli prima della partita, che dice dovete escludere il Milan dalla corsa scudetto. Ma come? Se tu ad agosto sei partito con l'idea di vincere il campionato, adesso siamo a febbraio, neanche a febbraio il Milan non è più da scudetto dopo 120 milioni spesi, a me fa ridere questo fatto. Il Milan
lasciando perdere che puoi avere dei limiti rispetto a Inter e Juventus, tutto quello che volete, ma il Milan è sempre stato costruito per vincere il massimo, dal 1899 oggi, quindi è impensabile che un allenatore dica una roba del genere, come è impensabile che lo dica l'allenatore della Juventus Allegri, solo che Allegri prima lo fa per lanciare fumo negli occhi e per dire quello che vuole dire e tutti abboccano col monte ingaggi più alto della Serie A. Quindi la squadra che ha speso di più quest'anno è obbligata a vincere lo scudetto, però mi sembra che il Milan abbia dei limiti tecnici in campo, ma soprattutto mentali, perché serviva un cambio di passo che questo allenatore, secondo me, non è in grado di dare. Allora, Fabio, ti aggiungo. Ecco, io vorrei dire una cosa, Stefania. Sì, prego, prego, inizia tu. Se mi permetti, è tutto giusto quello che dice Luciano, ma parliamoci chiaro, Luciano. Ma il signor Pioli sta parlando da esautorato, cioè da uno che sa perfettamente che al 30 di giugno gli diranno: è stato un piacere, arrivederci. Al 30 giugno prima. Tra l'altro, prima, 30 piace maggio. Molto alla Roma. Sì, piace molto alla Roma, quindi vediamo, potrebbe fare questo balzo. E poi lui è un buon allenatore, è un buon allenatore che ti porta la squadra magari a conquistare un posto in Champions, ti porta alcuni giocatori a passare da normali a bravi, ma quando c'è possibilità, l'esigenza di fare quel qualcosa in più, secondo me non è in grado. Il Milan lo sa, il Milan cercherà altro, pure dal punto di vista del gioco, comunque è una squadra, per carità, che ha tanti infortuni eccetera, ma non è una squadra, non ha un gioco, non ha un'identità, sembra a volte una squadra spaccata, 5 da una parte, 5 dall'altra, la palla va a Leao e come va, insomma, mi sembra molto in difficoltà anche dal punto di vista dialettico in conferenza stampa. Allora, leggiamo anche un messaggio che collega Pioli con Leao, se lo ritrovo, perché altrimenti qua l'ho anche perso, va bene, non fa niente. Io ricordo una cosa, magari ti do un assist, quando Pioli, nel momento in cui doveva rinnovare il contratto il signor Leao, disse, Pioli di Leao, Leao è fortunato ad avere uno come me in panchina. Secondo me no, in questo momento chi è fortunato di avere Leao in campo ogni tanto gli toglie le castagne al fuoco è proprio l'allenatore. L'allenatore è fortunato ad avere uno come Leao, anche se viene criticato, anche se sembra svogliato, anche eccetera. L'altra volta anche Leao è stato l'unico che poteva dare la possibilità al Milan di una giocata che ti può sbloccare un episodio. L'unico è lui. Ogni tanto Pulisic. Ogni tanto, ecco. Mario scrive: danno procurato da Pioli alla crescita dei giocatori lo sconta anche Leao, ovvio. Giustificare del rendimento di quest'anno non è giusto. Presuppone che lui non sia uno, però, in grado di decidere a prescindere. Chi lo critica implicitamente, chi non lo critica implicitamente lo sminuisce. Cioè, capito? Sì, Pioli facendo così non ha fatto crescere nemmeno Leao. Esatto, ma questi sono i limiti di questo allenatore, come abbiamo visto quelli tattici proprio nella partita dell'altra sera, dove ovviamente sono stati sbagliati ben 2 rigori su 2, però insomma i limiti ci sono. Ma io dico anche, si conoscevano questi limiti. Mettere oggi Pioli tout court sulla graticola, diciamoci la verità, è un modo anche per la società di dire: beh, la colpa è dell'allenatore. No, lì c'è un concorso di colpe tremendo, lo sappiamo, lo stiamo dicendo ormai da diversi mesi, e vediamo cosa succede. Le cose stanno cambiando, però. Sì, però c'è stato anche un'esaltazione esagerata e una valutazione esagerata di questa squadra, di questo 11 di molti giocatori, perché adesso è vero, ci sono tanti infortunati, però in questo momento il Milan è il centrocampo titolare, Adli è un titolare, che se ne dica, poi se l'allenatore non lo metteva mai magari è un problema l'allenatore. Rangers un'involuzione clamorosa, ma non perché ha avuto un'involuzione il giocatore, perché Rangers era questo qui, poi ce l'hanno spacciato come il nuovo Rijkaard e va bene, noi abbiamo creduto, ma Rangers, cioè nessuno si era reso conto che c'era un centrocampista straordinario come Rangers, che ha fatto per anni l'Europa League, anzi la Conference League, e non aveva giocato neanche una partita con la nazionale olandese. Cioè, saranno tutti ciechi? Il Milan è stato straordinario a strappare questo giocatore? No,
Rangers, Loftus-Cheek era quello del Chelsea, un giocatore che ha dei colpi, molto abile nell'inserimento, grande fisico eccetera, ma discontinuo, ma lo sapevano benissimo anche al Chelsea. No, manca la punta Giroud, certo. Anzi, che sta facendo qualche assist, ma Giroud si sapeva che era questo qui, Jovic si sapeva che era questo qui, cioè no, è inutile. C'è stata un'esaltazione esagerata nel lavoro di Moncada eccetera per andare contro a Paolo Maldini, che aveva preso De Ketela, che in questo momento ha gli stessi gol di Giroud in campionato. Parliamoci chiaro. Sei d'accordo, Fabio? Manca un incontrista forte a centrocampo, ed è un male antico da quando appunto il grande mediano, no, del Milan se n'è andato, anche se adesso voglia di tornare in Italia, ma manca un incontrista forte a centrocampo, un centrocampo riempito da mezze ali. Insomma, c'è stata tutta una dicotomia di gestione della campagna acquisti, e questi problemi si pagano poi. Allora, tra l'altro, non so cosa ne pensate sulla panchina d'oro, perché per chiudere un po' il capitolo Pioli, Spalletti ha vinto con 42 voti, secondo Inzaghi con 6, al terzo posto Pioli con 3, lui l'aveva vinta. Sì, per questo a Coverciano, che trova questo no, vabbè, però sì, sì, l'ha vinto, doveva vincere lo Spalletti, per carità, però vabbè, io penso che questa sia una panchina che tu non devi dare ad allenatori come Spalletti, Pioli e Inzaghi, che allenano squadre costruite per vincere, squadre con dei giocatori straordinari, perché Spalletti, vabbè, Napoli non vince lo scudetto per 40 anni, non ha vinto lo scudetto per 40 anni, era giusto premiare Spalletti, ma devi dare questo premio agli allenatori che ti fanno i miracoli. Quest'anno non è che se vince lo scudetto Allegri lo dai ad Allegri, lo dai a Thiago Motta, lo dai a questi allenatori che meritano la panchina d'oro in base a quello che hanno a disposizione. Se poi Spalletti con Osimhen, il miglior attaccante del campionato, ha vinto lo scudetto, per carità, tanto di cappello. Dici, però... è una cosa un po' banale. Ma dai, ma sì. Sai, Stefania, a proposito di Spalletti, abbiamo letto in questi giorni che il Liverpool vorrebbe prendere De Zerbi. Attenzione, perché a Liverpool stanno cercando di organizzare una offerta, di allestire l'offerta da fare a Spalletti subito dopo l'Europeo. E l'allenatore è molto molto gratificato dall'idea di sedersi sulla panchina che è stata di Klopp. Che bello, uno che dei più grandi, quale Klopp credo che sia destinato ad andare alla panchina della Germania, ovviamente. You'll never walk alone, pensa che bello a bello Anfield Road, no? Con spalle, però c'hanno tutto da perdere andare a Liverpool, eh? Chi va a Liverpool dopo 9 anni di Klopp ha tutto da perdere, eh? Ha vinto due Champions, no, tutto da perdere. Sarà facile, sì, ma pensa, Spalletti ha portato uno scudetto dopo 33 anni a Napoli, quindi lui ama le sfide e io sono convinto che farebbe molto bene. Sì, però chi arriva dopo questi allenatori, ovvio che rischiano la maledizione di Sir Alex Ferguson o la maledizione dello stesso Wenger con l'Arsenal, anche se non ha vinto tantissimo Wenger, però sono panchine che poi insomma sono difficili come da prendere l'eredità. Allora, Mauro scrive: tutti gli allenatori sbagliano qualcosa, bisogna scegliere il male minore, perfetto, certo. Non esiste. L'allenatore migliore è quello che non fa danni, mi diceva il mio maestro Franco Rossi, cioè aveva ragione, però ci sono allenatori che stanno facendo danni in questo momento. Sì, in effetti non fa una piega, anche se dovrebbe essere un po' il deus ex machina della squadra, però sì, non ce la fa, non ce la fa. Allora, tra l'altro, parentesi, parlai di macchine, no, parlo di macchine, parlo di tennis, faccio una parentesi prima della pubblicità, perché Sinner, insomma, l'impresa, complimenti all'Italia dal tennis, lezione di vita, l'ha detto anche il Papa, l'impresa di Yannick non è passata inosservata agli occhi del Papa, nel tennis c'è un dialogo artistico, cioè il messaggio che ha mandato questo ragazzo è pazzesco, no? Perché poi adesso siamo un po' tutti esperti e tifosi di tennis, dal padel che era diventato nuovo tennis. Io non mi sono svegliato per vedere Sinner, non ti sei svegliato, però hai gioito. No, neanche, sinceramente. No, beh, tu sì invece, Fabio, tu ti sei svegliato, lo so. Io sono un grande appassionato di tennis, guarda, quando ero ragazzo ho visto nascere la coppia Panatta-Bertolucci al Trofeo Bonfiglio a Milano, e quindi proprio è stato un percorso parallelo al calcio per me, la mia passione per il tennis. Io credo che queste parole di Sua Santità leggano la grande lezione che Sinner dà, uno, a tutto lo sport italiano, due, alle giovani generazioni, che tu puoi essere un fuoriclasse,
ma se non metti impegno, dedizione e sacrificio non vai da nessuna e parte. Poi lui ha dato un bellissimo messaggio, ha ringraziato la famiglia dicendo che gli avevano permesso comunque di fare delle scelte libere, che anche nello sport non è scontato. No, si capisce da questi anni. Tipi di atleti che molte volte le vittorie non sono casuali o frutto soltanto dell'aspetto tecnico, ma pure avere insomma una testa sulle spalle a 22 anni mi sembra molto maturo. Io non so dare giudizi tecnici dal punto di vista di questo sport, se cioè, non saprei dirti se di ha tutti. Fatto un miracolo eccetera agli occhi di tutti, è un grande slam dopo 40 anni, adesso non so quanto tempo è passato, e poi c'è 48 e poi c'è anche il telegramma tra virgolette di del Papa, quindi più di così non poteva andare. Per Sinner 22 anni può soltanto fare meglio. Cose egregie, no, meglio di così meglio non so di no, forse però crescere, che no? Cose egregie, può sì. Crescere, va bene, una pubblicità, poi torniamo da voi perché oltre che altre notizie, le ultime di questo calciomercato, parleremo anche di Inter e delle sue avversarie. Sì. Di se stessa pure, sì. Che la sua avversaria è se stessa forse. Ed eccoci a parlare di Inter, perché insomma ieri c'è stata una partita che adesso vi voglio sentire anche se poi la vostra sensazione rispetto alla partita di ieri e poi la sfida, se è una sfida ormai con la Juventus. Ma la partita di ieri, a parte il risultato che era fondamentale, no? In vista poi del big match contro la Juventus per tornare in testa al campionato e per avere soprattutto ancora una partita da recuperare, avevo grande curiosità soprattutto nel centrocampo. Non avevo dubbi sul Frattesi, che è un giocatore già pronto anche per sostituire Barella quando ce ne fosse la necessità, ecco. Più che altro ero curioso di vedere questo Aslani, un giocatore di cui si parla molto bene da un paio d'anni, è rimasto all'Inter nonostante la forte concorrenza di Çalhanoğlu, che è un titolare inamovibile. Aslani ha dimostrato insomma di essere cresciuto, di aver fatto bene a rimanere all'Inter, no? E quindi da imparare da quelli più bravi di lui come Çalhanoğlu, e quindi l'Inter evidentemente ha qualcosa in più soprattutto a centrocampo. L'Inter è una squadra fortissima, ha uno dei migliori centrocampo d'Europa o centrocampi d'Europa, e c'è poco da dire. Ieri una vittoria di forza molto importante, poteva finire con un risultato molto più rotondo. La squadra ancora non ha subito gol per 3 o 4 partite di fila, adesso non ricordo, credo che tutti gli indizi portano lo scudetto a Milano. Allora Fabio, ti leggo un messaggio. Frattesi meriterebbe, sì, a mio parere, mezzo voto in più rispetto a quelli che gli sono dati per la voglia che ci ha messo di pressare, dice Giovanni. Sì, sono d'accordo, però ha ragione Luciano, la notizia più bella, la cosa più rassicurante per i tifosi dell'Inter è l'esibizione di Aslani, che è stato meraviglioso. A proposito, Stefania, sì? Approfitto per darti una notizia che mi è arrivata stamattina dall'Inghilterra. Allora, il signor Pep Guardiola ha dato mandato ai responsabili del mercato del Manchester City di trattare Hakan Çalhanoğlu. Si parla di un'offerta che varia fra i 50 e i 55 milioni di euro. È un giocatore che nel quadro, diciamo, che lui dà ai responsabili di mercato, alla voce centrocampo, la prima richiesta è Hakan Çalhanoğlu. Quindi adesso vediamo, perché però l'Inter poi potrebbe andare a puntare su questo ragazzo che ieri sera veramente è stato strepitoso. Io penso che comunque Çalhanoğlu sia un giocatore sicuramente cambiato, no? Negli ultimi anni l'abbiamo visto al Milan più come trequartista, nell'Inter è diventato uno dei registi che difficilmente si trovano in giro per l'Europa, proprio per caratteristiche, al di là della qualità del giocatore, che è sicuramente molto importante. Non è più giovanissimo Çalhanoğlu, credo abbia 31-32 anni, per carità, non sono i 32 anni di 30 anni fa, nel senso che sono giocatori comunque che possono giocare altri 3-4 anni a certi livelli, però io un pensierino sinceramente ce lo farei, soprattutto come diceva Fabio, calcolando che Aslani, che ha 10 anni in meno, sta dimostrando di avere personalità, di avere piede e di poter indossare questa maglia. Quindi se arrivasse un'offerta di 50-55 milioni, l'Inter potrebbe sacrificarlo, calcolando che io terrei tutti quelli bravi, ma sappiamo che le casse dell'Inter sono costrette a dover incassare ogni anno una cifra importante, quindi se devi fare un sacrificio, tutto sommato io lo farei. Çalhanoğlu è del 94, ha 29 anni. Allora, pensavo fosse più anziano.
Come, come me, no. Del 94 sì, come, prego. Un po' più vecchio di me. 50 milioni per Çalhanoğlu è un'offesa, dice Rosario. E poi vogliamo anche parlare di Lautaro Martinez, che ha fatto tutti questi gol, come forse era il record di Vieri, no? Sì, ha eguagliato Vieri, ha superato Icardi, una roba, no, ha eguagliato Icardi e superato Vieri. Mm-hmm. Sì, diciamo che rispetto, paradossalmente, rispetto a Vieri e a Icardi, comunque l'uno scudetto l'ha vinto e quindi i suoi gol sono stati più pesanti, ha fatto anche una finale di Champions League, quindi diciamo che sono stati gol più pesanti quelli rispetto a Vieri e Icardi. Poi ieri ha fatto quello più difficile, ha sbagliato quello più facile, ma questo, vabbè, questo è il caso, insomma. I tifosi, Stefania, i tifosi dell'Inter sono un po' preoccupati per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. È vero, soprattutto in base alle dichiarazioni di qualche giorno fa del suo agente Camagno, che poi era anche l'agente di Hakimi, che ovviamente ha detto chiaro e tondo: sto ricevendo offerte per il mio assistito da tutto il mondo, riduciamo all'essenzialità. In realtà il Real Madrid vuole il signor Lautaro, è pronto a offrirgli un quadriennale a 12 milioni l'anno e l'Inter deve decidere cosa fare. Anche perché l'Inter più di 7,5 più bonus non gli dà per il rinnovo, e Camagno ha fatto capire che questa cifra non è assolutamente magari alza la cifra da dare a lui, l'entità del proprio scritto. Però c'è da dire, guarda, esatto, sai come funziona meglio di me, Fabio? L'anno scorso Leao, a un certo punto, dopo la doppietta al Napoli in Champions League, già si parlava di cifre dai 150 ai 175 milioni, lasciando perdere la clausola rescissoria. La domanda è: io fossi l'Inter, direi sì, allora portami sul tavolo l'offerta, no? E inizia a valutarla, tra l'altro. E ne parliamo. E ne parliamo, perché poi il contratto di Lautaro scade tra 2 anni e mezzo. A parole Lautaro ha detto che non vuole muoversi da Milano, che ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita, ma no, per carità, per amore della maglia, che bacia, eccetera. A questo punto, dopo aver alzato la Supercoppa italiana, non è che tu mi hai portato lo scudetto, tu a me, per modo di dire, a me, mi hai portato lo scudetto, perché se tu fai queste dichiarazioni dopo che diventi capocannoniere e hai alzato lo scudetto da capitano, le accetto. Dopo che alzi la Supercoppa giocata in Arabia Saudita contro, per carità, il Napoli in questo momento, a me fa ridere queste dichiarazioni, certo, perché stridono un po' con quelle che ha detto il suo assistito. Però arrivati, sì, quello sì, arrivati a questo punto, però vista la frenata anche un po' forse inaspettata, no, della Juventus, è già un match day scudetto quello di domenica? Sarà cruciale sicuramente per capire intanto le ambizioni della Juventus, che se la Juventus dovesse vincere a San Siro, a quel punto diventerebbe una candidata per vincere, sarà più decisiva per la Juventus che per l'Inter, tanto perché si gioca a San Siro, perché la Juventus è dietro con una partita da recuperare, l'Inter, cioè con una partita in più la Juventus, e quindi sarà più decisiva, sarà un dentro fuori per la Juventus. L'Inter, per me, qualunque sarà il risultato di domenica sera, lotterà per vincere il campionato. Lo dice la classifica, lo dice la forza della squadra. Per la Juventus invece c'è da capire se saranno all'altezza di questo avversario. Eh sì, un'occasione insomma per provare la fuga da parte dell'Inter proprio. Sì, secondo me se vince lì è quasi finita. Se vince l'Inter, già era partita a snodo ieri sera, no, 4, e l'Inter 4, ha portato a casa il massimo della posta. Adesso c'è questa e poi c'è da recuperare con l'Atalanta. È chiaro che se batte la Juve l'Inter direi che quasi fuga, vogliamo usare questo idioma. Poi appena hai tempo, Stefano, ho tempo perché è insomma sul finale di puntata vogliamo saperne tutte. Così, allora, attenzione, perché Felipe Anderson della Lazio già da giovedì potrebbe arrivare alla Juve, lo diciamo, Giuntoli lo sta seguendo da tempo e è un parametro zero, quindi lui ha già trovato l'accordo con il direttore della Juventus. Vediamo cosa succede. Sempre dall'Inghilterra mi arrivano due notizie piuttosto curiose. Uno, il Chelsea potrebbe richiamare Lukaku, che è in prestito alla Roma già dal 1 di febbraio, in quanto ha dei problemi in attacco, non riesce più a segnare e ci stanno pensando. L'altra notizia, che secondo me è molto più concreta, il Barcellona ha fatto delle mosse per capire se Thiago Motta può sedere al posto di Xavi, che si sta per dimettere.
ha visto che Thiago Motta è molto vicino al Milan, ebbene Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ha contattato, avrebbe contattato Antonio Conte, perché è un allenatore che piace molto, anche se diciamo gli spifferi di spogliatoio non sono del tutto positivi. Sì, non lo vuole nessuno Conte in Spagna. Già quando l'ho contattato il Real Madrid, lo spogliatoio andò in subbuglio. Real Madrid, ti ricordi? Adesso il Barcellona, ma io non credo, sinceramente. Il Barcellona porterà avanti un'idea di calcio come lo ha fatto nel post Guardiola, con l'allenatore che poi è scomparso, adesso non mi viene il nome, con Xavi, con Koeman, insomma tutti frutto del Barcellona stesso, cioè Thiago Motta, ricordiamo, è cresciuto nel Barcellona, calcisticamente parlando, quindi credo possa essere lui l'ideale per sostituire Xavi, che forse è stato uno dei peggiori allenatori della storia del Barcellona, ma uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione. Ecco, quindi questo fa capire no, la differenza di quando scendi in campo e di quando siedi in panchina. Ecco, non per forza sei un grande allenatore, nonostante un passato da grande calciatore. Ecco, scrive Andrea da Cologno, ci sono novità per Benzema, l'hai detto? Sì, verrà a Nova Stadio, l'abbiamo preso. Non lo mollano. Rimane in Arabia, caro Luciano, perché PIF non ci sente proprio, non esistono offerte, ancorché da Chelsea, Real Madrid, Lione e Inter, per Benzema, che vorrebbe lasciare il calcio arabo-saudita, ma non se ne parla, rimane ancora lì fino alla fine di questo campionato. A 36 anni vediamo se poi deciderà di smettere. Io ho però, cara Stefania, due piccole movimenti di mercato dell'Inter che mira a Holm e Musso dall'Atalanta. Attenzione, sempre che riesca poi a prendere Muriel in questi ultimi tre giorni di calciomercato. Balotelli vicino alla Salernitana, Belotti potrebbe andare alla Fiorentina in cambio di Iconè. Ecco, e poi quando si cita Balotelli, cioè, fa ancora scalpore. Tra lui e Leao, non so perché i messaggi arrivano di più. Sì, con un paragone che noi abbiamo già commentato, ma che continua comunque sempre ad arrivare ogni volta che si citano i due, quindi probabilmente qualcuno lo vede ancora. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata velocissima, per favore. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Parla Felice da Brescia. Felice al volo. Allora, per me quello che avete messo sulla televisione lì, a me piace Motta. Thiago Motta? Se... Sì. Thiago Motta. Va bene, grazie. Prego. Arrivederci, grazie. Più che altro che non abbiamo più tempo, però ci rivediamo in settimana, Fabio, perché è la tua settimana, la settimana del mercato. Ci vediamo mercoledì sia a Metropolis sia la sera con Michele Marchetti. Assolutamente, grazie Luciano Rindone, ciao, Fabio Stefania. Santini. Ciao, ci vediamo domani 12:30. Grazie, ciao Luciano. Ciao.